Salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video su Angela Biotrucco. Oggi voglio parlarvi di questo prodotto, l'olio all'amla della Kadi. Si tratta di un olio ayurvedico che promette di migliorare l'elasticità dei capelli, favorire la crescita e irrobustire le radici. Io aggiungo, rende i capelli molto luminosi ed è veramente ottimo per fare dei massaggi al cuoio capelluto. Non lo utilizzo mai purissimo direttamente sui capelli, ma sono solita mischiarlo a un gel, o il gel ai semi di lino, o il gel all'amido, o il gel d'aloe vera, per favorire l'idratazione dei capelli e non disseccarli attraverso l'utilizzo di un olio. Vi ricordo che uno dei pochi oli che si può utilizzare direttamente puro sulla capigliatura è l'olio di cocco. Esattamente, questo prodotto è un oleolito. L'oleolito è ottenuto dalla macerazione di un olio di base con delle erbe. In questo caso è contenuta principalmente l'amla, ma anche altre erbe, cioè berami e brengaranj. Queste erbe fanno sì che i capelli si rinforzino tantissimo. Sono delle erbe indiane, infatti anche quest'olio è made in India. E contiene anche omega, che appunto provengono dall'olio di semi di girasole, dall'olio di sesamo, dall'olio di mandorle e la vitamina E. Fanno sì che si prevenga la caduta dei capelli. Non contiene conservanti, non contiene profumazioni artificiali. È un prodotto naturale al 100% e 100% vegan. Vi lascio l'INCI nel box informazioni, così se volete controllarlo potete leggerlo tranquillamente. Vi faccio vedere com'è l'interno. Innanzitutto questa scatola per me è assolutamente essenziale. Lo tengo ancora nella scatola perché la bottiglietta è trasparente. La trasparenza non preserva l'integrità del prodotto nel tempo, poiché essendo un olio va protetto dalla luce del sole. La luce del sole irrigidisce l'olio, quindi io sono solita tenerlo dentro la scatola. Poi c'è questo packaging estremamente elegante, le scritte sono dorate, il tappo è dorato e la colorazione dell'olio è un rosso aranciato, molto bello. Si estrae questo tappo e all'interno c'è il contagocce che si svita. È un prodotto del quale non abuso, che ai miei capelli non piace in una maniera celestiale, così come l'olio di cocco. L'olio di cocco è molto più leggero, questo non lo è più pesante. Vi consiglio di moderare molto le dosi, soprattutto se avete capelli grossi che tendono ad appesantirsi come i miei. Infatti è un olio piuttosto strong. Lo utilizzo quasi sempre per effettuare il massaggio al cuoio capelluto oppure per il leave-in, quando un po' di tempo prima di fare lo shampoo lo lascio in posa per alcune ore, dopodiché faccio lo shampoo. In questo modo i capelli si staranno impregnati dei principi attivi contenuti all'interno di queste erbe presenti nell'olio. La profumazione non è chissà cosa, mi ricorda molto l'Oriente, ma non è una profumazione persistente, infatti è l'odore naturale di queste erbe contenute in esso. Principalmente si sente proprio l'odore dell'amla, non so se conoscete proprio questa pianta, se avete l'amla in polvere, ecco appunto, si sente l'odore dell'amla. Il prodotto lo potete trovare nei negozi che vendono prodotti per i capelli, prodotti naturali, nelle bioprofumerie, perché no, anche nelle erboristerie, anche se non l'ho mai visto personalmente. Costa circa dai 10 ai 15 euro a seconda di dove lo acquistate. Contiene 100 ml di prodotto, non è indicato il PAO, bensì la data di scadenza.
all'interno della confezione. Vi consiglio di non buttare la scatola perché vi può essere utile sia per la data di scadenza sia anche per preservare il prodotto perfettamente integro, perfettamente funzionale, senza che si irrancidisca con il passare del tempo. È un prodotto che vi durerà tantissimo, ve lo posso assicurare, perché ne bastano poche piccole gocce per poter rendere i vostri capelli magnifici. Mi auguro che questa recensione vi sia stata utile. Se anche voi avete quest'olio, se lo avete provato, se vi siete trovate bene, vi siete trovate male o ne avete sentito parlare e vi siete incuriosite, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco, e se non siete ancora iscritti al canale fatelo subito e attivate la campanella da smartphone per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video che metterò. Ciao!